Il primo giorno del sesto mese la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. Ageo parlò a Zorobabele, che era il figlio di Seltiel, governatore di Giuda. Parlò a Giosuè, che era figlio di Josadac, che era il sommo sacerdote, in questi termini. Ageo disse queste cose da parte di Dio. Così parla il Signore. E che cosa disse? Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. E per questo motivo il Signore rivolge loro, per mezzo del profeta Ageo, si rivolge in questi termini e dice: ah, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, 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 ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra fede. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario dentro una borsa, ma è bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettate molto, ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Perché, dice il Signore? A motivo della mia casa, che è in rovina. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Adesso che dico? Questa mattina in albergo, mentre stavo chiacchierando con il Signore, gli stavo proponendo delle cose. Che ne dici se parliamo di questo? E mi faceva sempre pensare ad un'altra cosa. Potremmo parlare di questo? E mi ritornava sempre un'immagine. Sempre un'immagine. E dicevo: ma dico, va bene, che cosa c'è? L'immagine è la seguente. Dovete sapere che fra i miei vari hobby, passatempi, non è che posso permettermi tanto tempo, però c'era una cosa che mi piaceva tanto ed è quella di restaurare i mobili d'epoca. Insomma, non sono un professionista, ho rovinato molti mobili, mobili nuovi sono diventati antichi. All'inizio dovevo fare il contrario, mobili antichi farli ridiventare nuovi, però ho incontrato dei fratelli, i restauratori hanno avuto pietà di me, ma mi hanno rivelato, insomma, alla fine faccio delle cose carine. E nel mio percorso di dilettante restauratore ho capito che una delle cose belle del restaurare è credere che quello che tu ti trovi davanti, quello che ormai è disprezzato, quello che non ha più nessun valore, quello che le persone hanno gettato in cantina, in realtà può essere rivalutato, rivitalizzato. Gli si può ridare forma, vita e dignità. E questa cosa mi piace, mi piaceva molto, perché questo è il mio trascorso. Io a 16 anni sono andato via di casa. Sono andato via non perché avessi un rapporto difficile con i miei genitori, anzi, assolutamente, ma essendo in una famiglia artistica, mia madre musicista, mio padre pittore, mi permisero di intraprendere la carriera dell'artista. Non ero ancora maggiorenne, iniziai a girare, lavoravo, facevo teatri, ho lavorato sotto le tende dei circhi, ho fatto la comparsa nei cinema, ho visto la nascita delle emittenti private, ho lavorato nei locali notturni dove c'erano occhi meno santi di quelli di questa mattina che mi guardavano. Insomma, ed ero sufficientemente contento, mi piaceva, mi esaltava, ma quella vita mi metteva anche di fronte ad una realtà. Fondamentalmente ad una finzione. Persone apparentemente felici che in realtà avevano una tristezza profondissima. Mi era stato insegnato che quando sei sul palco lo spettacolo deve continuare, qualunque cosa accada.
Ho iniziato facendo il prestigiatore, una cosa normale, uno inizia a fare il prestigiatore, facevo impazzire mia madre, usavo mia sorella come assistente, ogni tanto spariva e non mi ricordavo dove l'avevo messa. Ogni tanto bussava, era nell'armadio. E ha avuto molta pazienza con me. Ma facendo questo ho capito che anche se il mio gioco, la mia esibizione, il mio illusionismo non andava bene, in qualche modo dovevo far finta, dovevo far credere che l'avevo fatto apposta. Un mio collega mi disse una cosa tristissima, fece apparire una colomba dal foulard, una cosa molto bella classica, e solo che la colomba... mo che faccio? E niente, la scossa e questa colomba, insomma, continuava a muoversi per finta e lei è uscita sorridendo e tutti hanno fatto l'applauso. The show must go on. Ma questa cosa fu tristissima, ci rimase molto male questo mio collega. E quando io lavoravo nel locale, io ricordo benissimo che c'erano delle ragazze, delle showgirl che piangevano in camerino, erano tristissime, avevano dei problemi, avevano come compagno una bottiglietta di liquore prima di entrare in scena. Ma quando il direttore di scena chiamava, sorriso e uscivano meravigliose. E le persone che ci guardavano avevano uno sguardo compiaciuto come dire quanto siete felici. E io mentre sorridevo dicevo se tu sapessi quanti problemi e quanto è finto questo sorriso. E quanto sono stato pagato per far finta di essere felice. E in questo percorso di annientamento fondamentalmente, perché non potevo esprimere la mia vera personalità, che... nonostante la mia giovane età, era legata a un mucchio di fobie, ad un mucchio di paure, una paura molto comune. Dice, è logico, però insomma, con il tempo ho imparato ad affrontarla, avevo veramente paura di morire. Dicevo, e se si spengono i riflettori, che cosa succede, cosa c'è dopo? Io dormivo sempre con la luce accesa, delle bollette da paura, non riuscivo, avevo veramente l'ansia, però quando lo spettacolo iniziava io ero sorridente e felice. Ma in realtà ero un mobile rotto, ero in difficoltà. Anche se apparentemente ero brillante, dentro di me c'erano delle fratture interiori molto profonde, delle insoddisfazioni. E questo è un po' il rivestimento, la maschera che io mi mettevo per sembrare qualcosa che in realtà non ero. Lo facevo, era il mio mestiere, mi piaceva, principi di comunicazione, tante cose che in qualche modo mi aiutavano. Quando facevo scuola di recitazione, il mio insegnante di dizione mi spiegò, guarda, l'attore deve fare questo, deve far finta, deve fare in modo che siano vere le cose finte e finte le cose vere, quindi cerca di regolarti. Andando avanti in questo periodo, incontrai finalmente il Signore Gesù Cristo. E quando il Signore mi incontrò, ero un comodino rotto, ero veramente a pezzi, Eppure avevo quello che volevo, iniziavano le prime apparizioni, nascevano le TV private, c'erano anche delle soddisfazioni, ma allora perché ero triste? C'era un vuoto dentro di me profondissimo, c'era qualcosa che non riuscivo a soddisfare assolutamente. È una cosa molto personale, però io voglio che tu sappia che l'incontro con Gesù ha dato un senso vero alla mia vita. Ma... è stato fondamentale che lui mettesse le sue mani su di me. Mi ha dovuto proprio lavorare. Non mi ha incontrato e mi ha detto, no Antonio, lasciamoti così. No, io in questo incontro ho dovuto affidarmi a lui e permettere a lui di fare determinate cose. Ma la cosa bella è che lui ci ha creduto. Alcune persone non credevano in me. Alcune circostanze mi annientavano, in molti casi ero strumentalizzato ed utilizzato e alcune situazioni dove sembrava permanesse l'amore, in realtà di amore non c'era assolutamente nulla ma semplicemente strumentalità, opportunità, un senso di appartenenza dovuto al momento. Ma Gesù compresi che era veramente lì per me e non si era scandalizzato della mia condizione. Io ne avevo combinate di tutti, ma siccome Dio ha creato i colori, sapeva esattamente che aveva di fronte. Non si è scandalizzato, non si è turato il naso.
e ha detto: ok Antonio, c'è un bel lavoro da fare, fidati. E questa mattina mi veniva in mente questo mobile che già dopo la mia conversione io incontro. A casa dei miei suoceri, il nonno di mia moglie aveva in cantina una vecchia madia, quello che una volta veniva utilizzato per riporre il pane a lievitare. Un bel mobile, ma completamente distrutto, marcio, tarlato, ormai senza gambe. E il nonno utilizzava questo ripiano per spaccare la legna con l'accetta. Una madia del 1800, quando lo vedo ho detto: non è possibile! Possibile che nessuno veda e capisca il valore che c'è in questo oggetto? Risposta: nessuno! E quando io mi permettevo di dire: scusate, ma avete capito che cosa avete buttato in cantina? Cosa? Ridevano, mi prendevano in giro. Allora dice: sentite, facciamo una cosa. Nonno, tu ci spacchi la legna sopra. Troviamo un'altra soluzione per spaccare la legna? Ma che tempo? Non capivano. Che senso ha tutto questo? È un vecchio mobile marcio. È da buttare. No, io ci vedo qualcosa. Cosa ci vedi? Lascia fare. E che vuoi? Me lo regali? Prenditelo. Prendi, io vado a spaccare la legna da un'altra parte. E quando mi disse: è tuo, dissi: bene, l'incontro è avvenuto. Posso finalmente, ho l'autorità di metterci le mie mani sopra. Dio, il tuo creatore, che ha il diritto di creazione e di appartenenza, perché ti ha creato, ti ha voluto, come abbiamo detto ai bambini, è di una gentilezza incredibile. Inizia a lavorare nel tuo cuore se tu dici: ok, io sono disponibile. A differenza del nemico dell'anima, che inizia a lavorare su di te, che tu voglia o che non voglia, non gliene importa assolutamente niente. Mentre Satana sfonda la porta, Gesù bussa delicatamente alla porta del tuo cuore, anche questa mattina. Il problema è che se tu apri la porta, lui vede come sei messa. E alcuni quella porta non la vogliono aprire, e fuori sono una bella facciata. Pagliette e lustrini, sono splendenti. E magari emanano anche un buon profumo, e la gente, per la carriera che hai, per una serie di circostanze, pensa che tutto ci stia andando splendidamente bene, ma gettiamo la carta sul tavolo, forse c'è qualcosa che non va. Forse c'è qualcosa che deve essere sistemato. Non sono un presuntuoso, non ti conosco, non voglio dire cose che non so assolutamente, me ne assumo la responsabilità, non sto facendo nomi, non sto facendo cognomi, sto semplicemente dicendo quello che è accaduto a me. Ero veramente messo male, ero indegno. Ma Gesù ha detto: permetti Antonio che io che ti conosco, io che ti ho fatto, io che ti ho pensato, io che ti ho amato, io che ti ho modellato, possa riprendere il lavoro e possa mettere in ordine tutte le cose che in questo frammento di vita dove tu non sei stato con me, ti sei ridotto in questa condizione, anche se le persone pensano che hai il sorriso felice. Tu lo sai Antonio che ci sono delle cose che non funzionano nella tua vita. E io dissi: sì, va bene, d'accordo, va bene. Forse è stato anche un po' doloroso. Ho preso questa madia, ho aperto innanzitutto le finestre della cantina ed è entrata la luce. L'ho aperta e ho visto topi che scappavano, scarafaggi che dicevano: cosa ci fai qui a casa nostra? Ragnatele, ho starnutito, ho tolto la polvere da questa cosa e l'ho vista e ho detto: mi sa che gliela ridò indietro. Un filo di scoraggiamento l'ho avuto, ma mi sono impegnato e ho iniziato a lavorare su questo oggetto. L'ho pulita, ho tolto tutta la sporcizia, poi con il tempo ho pensato a ricostruire le gambe. E ogni volta che io stavo lavorando e sudavo e facevo una fatica, io ricordo benissimo il nonno che passava così. Mi incoraggiava, ridacchiava. Però c'è un fatto, che il mobile si stava trasformando e giorno per giorno mi accorgo che ridacchiava un po' meno. Una volta si fermò quando iniziava a diventare qualcosa e fa, dice: ma dimmi. No, niente, e se ne va via. Poi inizio a pensare alla ferramenta, poi do il mordente, insomma, poi inizio a fare la laccatura a mano come mi avevano insegnato, e questo mobile meraviglioso,
Bellissimo, bellissimo. Era talmente bello che quelli che passavano dicevano: ma dov'è quel mobile, quello che ti sei preso? È quello, ma dai, non scherzare. Il mobile, la madia, quella roba, è lei? Ma no, non scherzare, è lei! Ah, e allora mio nonno disse a sua moglie: lo sai che questa madia starebbe bene in... E allora io, ciccio, io ho versato il sudore e adesso è mia. Adesso quella madia è in casa mia a Roma. È stato difficile per due motivi. Primo, perché ho dovuto vedere in quell'oggetto qualcosa che nessuno vedeva. Ho dovuto provare passione per qualcosa che in altri suscitava disgusto. E ho dovuto lavorare, ho dovuto versare del sudore. Gesù con me ha fatto la stessa cosa. Gesù in me ha visto cose che altri non vedevano. Io ho detto: Dio mio, ma io sto lavorando con i bambini adesso, ma io ero... Ho lavorato, ho fatto... Ma come hai fatto a vedere in me uno che lavora nelle scuole materne? Cioè io 15 giorni prima lavoravo in Miss Teenagers e adesso sono in una scuola materna e lavoro in Miss Pannolino. Cioè la mia vita era cambiata. Dio mi aveva veramente trasformato, aveva visto in me delle cose che altri non vedevano, non capivo neanche io, ci credevo più. Però ho detto: va bene, Signore, siccome tu in me vedi qualcosa... Io so che nelle tue mani, anche se sono un artista, anche se non capisco come uno come me ti possa dare una mano, possa contribuire, io mi fido di te. Non si è vergognato di me, mi ha dato una bella ripulita, mi ha valorizzato, mi ha dato una dignità, ha risolto dei problemi interiori ed esteriori. Questo vuol dire che non ho più problemi? No, anzi, ma non li affronto più da solo. Li affronto insieme a colui che regge le redini dell'universo. L'Eterno è Dio e ti garantisco, aiuta, aiuta. Qui noi leggiamo in Ageo il Signore che si rivolge a delle persone e dice: scusate, ma voi dite, il Tempio del Signore può essere rimandato perché è decadente, ma pensiamo prima alle nostre abitazioni, rivestite di legno, splendidamente arredate. Non vi prendete cura delle nostre case, della mia casa, dice il Signore. Ma non è tanto per l'edificio in quanto tale, ma proprio non avete interesse per le mie cose, non avete interesse a fare questo incontro. Non che non abbiate il diritto ad avere delle belle case, delle vigne con dello splendida uva per fare del buon vino, non è questo il punto. Dio ci vuole benedire. Ma la priorità è Lui, cercate prima il regno, la giustizia di Dio e tutto il resto, tutte le cose vi saranno date in più, vi saranno sopraggiunte in misura scossa, traboccante, ti do di più di quello che ti serve. Te lo do, ma stammi vicino, stai vicino a me. E molti non si avvicinano a Lui perché dicono: ormai per me non c'è più niente da fare. Se tu sapessi qual è la mia vita, se tu sapessi che cosa sto provando, se tu sapessi, forse io non lo sapessi, ma Dio lo sa. Dio sa esattamente chi sei. Sa esattamente qual è la tua reale condizione, qualunque sia la tua imitazione di vita. Il Signore sa cosa stai facendo, cosa stai pensando. Qui in Ageo leggiamo: prendetevi cura del vostro rapporto con me, riavvicinatevi a me, restaurate, ricostruite la comunione con me, rimettete in piedi il dialogo fra me e voi. Ridate dignità al vostro creatore. Allora, di conseguenza, io sarò il restauratore della vostra vita. Le vostre case saranno splendide, i vostri terreni frutteranno, le vostre mogli, i vostri figli, la vostra eredità sarà benedetta perché voi avete dato onore a me e io onoro tutti quelli che mi onorano, dice il Signore. E fu una riprensione molto forte. Per favore, andate in collina, andate sulle alture, prendete del legno, fatemi vedere che ci state provando. Prendete del legno, rimettete a posto la mia casa. Io me ne compiaccio, mi piace vedere chi mi sta cercando. Mi piace vedere persone che si adoperano per me, che lavorano per me, che si esprimono con un senso del Signore. Io mi fido di te, voglio fare qualcosa per te, io in questo modo sto ricostruendo il mio rapporto con te. Questa mattina, nel nome di Gesù,
lo dico a me stesso innanzitutto, Antonio, e lo dico ai miei fratelli, alle mie sorelle, ai miei amici, anche se fossero la prima volta che entrano in questo locale, per favore, qualunque sia la tua condizione, magari c'è qualcosa, c'è qualche tarlo nella tua vita che riesci bene a nascondere, ma Dio lo vede e i tarli sono pericolosi, perché forse ci vogliono mesi, forse ci vogliono anni, ma alla fine il mobile si polverizza. Ci è stato dato un tempo, uno spazio e un tempo per vivere su questo pianeta. E il modo migliore è quello che quando torneremo in polvere ci eleveremo in cielo. Io ho assolutamente bisogno, necessità della manutenzione di Dio della mia vita. Ma per farlo ho bisogno di ricostruire, di restaurare il mio rapporto con Lui. Non so chi sei, non so da dove vieni. Se hai un'esperienza, un tragitto con Dio, forse questa mattina il Signore ti dice, ti stai preoccupando più delle tue cose, non che sia sbagliato avere una vita felice, una buona macchina parcheggiata qui fuori, ma per favore, restaura il tuo rapporto con me, rimetti a posto le cose con me. Non c'è più il Tempio di Gerusalemme, in questo momento noi ci ritroviamo in un locale splendido, ma la vera gloria, la vera essenza, la vera presenza di Dio è dentro di te. E il Signore per entrare dentro di te ha bisogno che tu dica sì, io lo voglio, io desidero ardentemente ricostruire il mio rapporto con te, Signore, in modo che tu possa ricostruire la mia vita, qualunque tu sia la tua situazione. Hai un matrimonio che sta andando in fallimento, il Signore lo può restaurare. Hai dei figli che si sono allontanati, il Signore li può riavvicinare. Hai una malattia che ti affligge, il Signore è anche potente guaritore. Hai una situazione economica dove tutti ti hanno detto non c'è più niente da fare, tu devi chiudere. Chiudere. Restaura il tuo rapporto con Dio e vedrai quante porte si apriranno. Sali sulle alture, prendi quel legname, ricostruisci il tuo rapporto con Dio. E il Signore ti benedirà e ti farà prosperare. Io non sto parlando del Vangelo della prosperità, io parlo del Vangelo che ti fa prosperare al cospetto di Dio. Innanzitutto prospera ai piedi della croce, perché quel sangue ti lava, ti purifica da ogni colpa, da ogni peccato, da ogni trasgressione, da ogni tarlo, da ogni impurità, da ogni pensiero negativo, da tutto il sudiciume, da tutti gli scarafaggi, da tutti i topi, da tutte le ragnatele che ti sono state gettate addosso, che fanno sì che la società ti dica ormai tu hai 50 anni, non servi più, sei fuori dal mercato. Ormai hai 60 anni, non servi più, sei fuori dal mercato. Tu che mi ascolti dici ma io ne ho 20. Tranquillo ragazzo, arrivi anche tu a quell'età. E spero che tu ci arrivi sentendoti dire tu hai un valore, non soltanto dalle persone che ti circondano e ti amano consapevolmente, ma soprattutto da Dio, che qualunque sia la tua età ti dica io sono orgoglioso di te. Sei un mobile splendido che arreda il mio tempio. Sono orgoglioso di averti come mio figlio. Quello che noi sembriamo può ingannare forse le persone che ci circondano, ma Dio vede. Sempre rimanendo in tema, una persona mi raccontò una cosa che mi toccò profondamente, è una storia da ascoltare, un aneddoto. Uno psicologo vide entrare nel suo ufficio un signore, con una fortissima depressione. Lo ascoltò e si rese conto che era un caso veramente grave, molto complicato. Questa persona era veramente in grandi difficoltà. La depressione, brutta bestia. E allora gli disse, ma insieme a quello che possiamo fare, insomma, lei si tiri un po' su, faccia delle passeggiate, faccia delle attività sportive. E dice, guardi, fra l'altro, è appena arrivato un circo in città, mi hanno detto che c'è un clown che è fortissimo, fa ridere le persone. Quell'uomo alzò gli occhi e disse, dottore, quel clown sono io. Ah, vedete, chi può dare una apparenza, in realtà, è ben conosciuto da Dio. È stata una mattinata molto intensa, abbiamo visto le persone che servono il Signore, abbiamo visto i bambini, Dio li benedica, abbiamo visto i monitori e le monitrici, abbiamo visto il corpo pastorale, abbiamo visto gli anziani della Chiesa, i membri della Chiesa, abbiamo visto delle persone che rappresentano il corpo di Dio sulla terra. E il corpo di Dio sulla terra è una colonna stabile, protetta da Dio, che però ha bisogno di manutenzione.
Perché se entra un tarlo, le colonne cadono, anche le più forti, è capitato. Non dà una buona testimonianza. Le persone che guardano fuori sbeffeggiano. E probabilmente chi passava davanti al Tempio di Gerusalemme si grattava la testa e avrà detto: ma è questo il Dio degli ebrei? Trattano così la casa del Signore? Per favore, dice il Signore, andate in alto, prendete il legno e ricostruite la mia casa. E oggi dice a me e a te: per favore, elevati, elevati, elevati dai tuoi problemi, elevati da quello che il mondo ti vuole fare credere. Elevati dai luoghi comuni, elevati da quelli che ti dicono che non sei niente, non vali niente, elevati da quello che ti dice per lei non c'è più nessuna possibilità, mi dispiace, elevati non per tua forza, non per tua capacità, ma per quello che Dio questa mattina può veramente fare nella tua famiglia, in tua moglie, in tuo marito, nei tuoi figli, nella tua malattia, nella tua economia e soprattutto nel tuo rapporto con Dio, perché parte tutto di lì. Se tu restauri, ricostruisci, ridai vita ai tuoi incontri con Dio, automaticamente la tua vita, un po' alla volta, riprenderà quel tenore e quel colore che verrà apprezzato non soltanto da Dio, ma vedrai, sarà riconosciuto anche dalle persone che ti circondano. Le persone che ti circondano, mi è capitato, riconoscono la differenza che c'è tra un figliolo di Dio e un altro. Un grandissimo uomo di Dio del passato, Wigglesworth, io non so perché avesse un cognome così, che cosa ha fatto per meritarlo, non riesco a pronunciarlo, Wigglesworth. Ma malgrado il cognome, aveva una comunione con Dio così profonda, così grande, nonostante i suoi biografi dicessero che apparentemente non era una persona gradevole a vedersi. Era un uomo alto, tagliato con l'accetta, quando ti prendeva la mano ti stringeva, ti faceva ballare sul pavimento. Era rozzo, non c'era grazia in lui, non c'era grazia umana, ma c'era la grazia di Dio. Ho letto una sua biografia e si racconta, ne dico una per dire che cosa emanava quest'uomo. Salendo su un treno si sedette in profondo silenzio, salirono anche delle signore e iniziarono a parlare fra di loro. Ad un certo punto una signora timidamente disse: senta, lei permette che dica una parola, non sappiamo chi ella sia, non sappiamo lei chi è, però abbiamo parlato fra di noi, siamo amiche, abbiamo capito che lei è un uomo di Dio, per favore preghi per noi. Non aveva aperto la sua bocca. I figlioli di Dio si riconoscono. Il tuo incedere, il tuo parlare, il tuo sorriso, la tua vita è un'emanazione. Noi siamo portatori di Cristo. Chi vede te, vede il Signore. Se non vede il Signore, vuol dire che c'è qualche tarlo che deve essere annientato. Una buona notizia, i tarli muoiono. Ma bisogna darsi da fare. È una parola di grande incoraggiamento. Qualunque sia la difficoltà che stai affrontando, la soluzione non la troverai nei siti internet, la soluzione non la troverai in un piano finanziario, la soluzione non la troverai nella criptovaluta, la soluzione non la troverai in percorsi che promettono e forse a volte mantengono, non voglio entrare nei dettagli, ma queste sono cose secondarie. Il tuo rapporto con Dio creerà benessere e salute spirituale nella tua vita. E tutto questo emanerà Cristo, speranza di gloria. Chi vede te vede il Signore. E questo farà bene a te, farà bene ai tuoi, farà bene alla tua chiesa, farà bene alla tua società. Perché se fa bene a te, fa bene a tua moglie. Se fa bene a te, fa bene a tuo marito. Se fa bene a te, fa bene ai tuoi figli. E in una famiglia dove c'è del benessere spirituale, questo benessere si trasferisce nella chiesa. E la chiesa gode di salute spirituale che parte dalle case. Molte chiese hanno enormi problemi, ma questi problemi vengono generati anzitutto nelle case. E nelle case, dove non c'è un vero timore di Dio, succede che si generano dei malesseri che vengono riversati nella comunità. E la comunità non riesce più ad essere vera luce, vero sale per questo mondo che sta morendo. Rinforza te stesso, sali in alto, chiedi a Dio di restaurare il tuo rapporto con Lui. Dio metterà la mano su di te. E quello che gli altri non vedono farà di te una persona migliore. E tu sarai di ausilio per la sua gloria e potrai aiutare anche altre persone.
perché inizierai ad avere gli occhi di Gesù, inizierai a vedere in un tossicomano una persona liberata, inizierai a vedere in un adultero una persona fedele, inizierai a vedere in un ladro una persona onesta, e come Gesù in una prostituta inizierai a vedere una persona virtuosa. Ma come? Te la fai con? Io non sono venuto per i giusti, ma io sono venuto per i mobili da restaurare. Tutto qui. È stato un vero piacere stare con voi ieri, oggi, e vi lascio con questa promessa. Con l'aiuto di Dio e col sostegno della preghiera, io e mia moglie e le persone che Dio mi ha dato, continueremo a raggiungere bambini perché non siano tarlati nella loro vita, perché possano diventare uomini e donne splendenti, motivo di vanto e di onore e di orgoglio per i loro genitori, per la loro chiesa, per questa società e per il regno di Dio. Il Signore vi benedica. Grazie. Credo che il modo migliore sia quello, se vuoi, di dire qual è la tua condizione a Gesù. Che io non la so, ma qualunque essa sia, sappi che Lui è pronto ad entrare e iniziare a risolvere, a dare pace. Fidati di Lui. Alziamoci e facciamo una preghiera. Gloria al Signore, loda al Signore, loda, 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 loda Dio, benedici il Signore. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Sì, Signore, come Ageo riprese il tuo popolo dicendo: ma perché mi trascurate? Perché trascurate la mia casa? E poi vi chiedete come mai i soldi che mettete nella borsa escono? Vi chiedete come mai le vigne non producono frutto? Vi chiedete come mai c'è la siccità? Io, ve lo chiedete, io voglio che voi ritorniate in comunione con me. Restaura la tua casa, restaura il tuo rapporto con Dio, restaura la tua comunione con Lui. Se tu lo conosci e ti sei allontanato come quella barchetta, ritorna a Dio, frequenta la casa del Signore, ritorna a Dio e vedrai che tutti i guai che si sono accumulati nei giorni, nei mesi, negli anni si dissolveranno. Ritorna a Dio. Se senti per la prima o per le prime volte questo messaggio, non ascoltare me, ma ti prego, apri il tuo cuore al tuo Creatore, il quale ti dice: io so esattamente chi sei, so esattamente di cosa hai bisogno. Io sono pronto a restaurare, a ristrutturare, a ricostruire, a risolvere, a pianificare la tua vita fisica, mentale e soprattutto spirituale. Fidati di Lui. Lode al Signore. Lode al Signore. Non farlo per me. Fallo per Lui. Abbi coraggio. Guarda, io vedo le persone che hanno gli occhi chiusi, non ti vedono neanche. Se vuoi veramente che Dio inizi un'opera di restauro nella tua vita, se vuoi permettere a Dio di risolvere quei problemi che ormai ti hanno detto altri non c'è niente da fare, Dio ride perché dice: se tu mi lasci intervenire, io vedo delle cose che altri non vedono. Gli altri vedono un uomo rovinato, una donna distrutta, io vedo un uomo ricostruito, una donna redenta. Dio vede quello che il mondo non vede. Il mondo scoraggia, Dio incoraggia. E allora io dico a queste persone, solo a queste persone, che se vogliono che questa mattina Dio inizi un'opera di ricostruzione nella loro vita per la prima volta, o perché si sono in qualche modo raffreddati e allontanati da Lui, devono semplicemente alzare la loro mano e dire: sì Signore, io lo voglio, non perdere questa occasione. Il restauratore sta passando tra le fila, il ricostruttore sta passando. Non ti vergognare di avere dei tarli, stai tranquillo, stai tranquilla, Dio perdona. Nella lettera di Giovanni è scritto, e parla ai credenti: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha commesso un peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale è la propiziazione di tutte le nostre colpe, di tutti i nostri peccati. Lui può restaurare la tua vita, non si vergogna di te, qualunque sia la condizione, ma vai in alto, vai sull'altura e inizia a ricostruire insieme a Lui. Vedo delle mani alzate, bene, bene Signore, non sono per me Signore, sono per te Signore. Signore, io sono convinto che tu sei contento adesso,
perché queste persone alle quali era stato detto per te non c'è più niente da fare, stanno bussando alla tua porta e stanno dicendo: io voglio ricostruire il mio rapporto con te. E questo permetterà a te, o Dio, di ricostruire la loro vita. Se tu alzi la mano, ti stai impegnando, e ricorda che Dio si impegna verso di te. Permettigli di ripulirti, permettigli di cancellare quei pensieri impuri dalla tua mente verso i quali stai lottando quotidianamente. Permettigli di togliere le ragnatele dal tuo cuore. Non sarà facile, ma il restauratore ha bisogno che tu ti fidi di lui. Lode al Signore. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù, io ti chiedo nel nome di Gesù di benedire le persone che hanno alzato la mano. E se qualcuno non ha avuto il coraggio di alzarla, non è un problema, ha alzato il suo cuore questa mattina. Tu leggi il cuore. Le persone che stanno dicendo: Dio mio, io ho bisogno di te, vuol dire che hanno bisogno di te. Quindi inizia a lavorare dentro di loro. Fai uscire i tarli, la polvere, tutto il vecchiume, la depressione, lo scoraggiamento, i peccati, le impurità, tutto quello che ha abbruttito il corpo, la mente e lo spirito di questi esseri meravigliosi che sono a tua immagine e a tua somiglianza. Facci tornare a tua immagine e a tua somiglianza, Signore, che il tuo Spirito Santo e il tuo olio ci purifichi e ci faccia tornare quello splendore che tu hai stabilito sino dall'inizio. La tua benedizione, la tua ricostruzione sia su queste persone, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome santo e potente di Gesù, ricevi questa benedizione nel nome di Gesù, non da parte mia, ma da parte del Cristo che sta bussando alla tua porta. Gloria al tuo nome, grazie Signore.
Alleluia. Amen, Signore, grazie. Grazie per la parola. Grazie, Signore, per come hai toccato il nostro cuore. Come la tua parola è andata ad effetto nella nostra vita. E noi ti benediciamo ed esprimiamo tutto il nostro ringraziamento. Tu sei il restauratore. E grazie perché tu sei colui che restaura e ripristina quello che il diavolo anche ha tentato di distruggere. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo anche per la parola di questa mattina, la tua presenza e per lo Spirito Santo, la guida e l'unzione che c'è stato tutto un culto, soprattutto nell'esposizione, nel corso dell'esposizione del messaggio della tua parola. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Prima di concludere ho bisogno ancora un minuto della vostra attenzione, perché quando ho presentato il corpo ministeriale ho dimenticato, perché di solito lo faccio, anche di onorare e presentare un discepolo, qualcuno che si è messo sotto il mio ministerio per essere discepolato e formato ministerialmente parlando, Fanuel Neliato, che voglio invitare a venire qua davanti. Lo voglio onorare. Amen. E voglio dare la possibilità a Fanuel di dire due paroline anche a proposito di questo. Lui oramai da 2 anni, più o meno, e quindi siamo entrati nel terzo, e nella fase di formazione ministeriale proiettato verso un rilascio anche ministeriale. E sono grato al Signore anche per coloro che stanno riconoscendo il ministerio anche come un ministerio di preparazione e di formazione. Sì. Ah. Tengo la mascherina. Cerchiamo di essere ubbidienti. Allora posso, almeno il naso. No, veramente voglio ringraziare Dio per questi 2 anni. Io credo fermamente, come abbiamo sentito, che Dio va al di là di quello che noi vediamo, che Dio opera in maniera che noi non pensiamo, e credo che quello che il Signore ha fatto prima di questi 2 anni ha preparato proprio una relazione con il pastore, con Anna, con la Chiesa, con voi, con tutti gli anziani. E io credo una cosa, e questo vorrei darvelo come incoraggiamento: mai come Dio fa le cose perfette. Impariamo a aspettare i tempi di Dio. Io sono grato, Signore, per voi, per questa Chiesa, per il pastore, che oltre al pastore, lo dico pubblicamente, è il mio padre spirituale, perché mi sta aiutando a crescere, mi sta indirizzando, e io di amore ho accettato e accetto ogni singolo consiglio che mi viene dato come genitorialità spirituale. Io ringrazio Dio per la vita del pastore, credo che tutti siamo d'accordo, però è veramente al di là del ruolo. Pastore, lo voglio dire pubblicamente, sei un padre. Hai un cuore da padre spirituale, veramente. Lo diciamo con tutto il cuore. Per me e per altri credo che sei veramente un padre. Cosa che, come dice la parola, molti insegnanti e pochi padri, padri spirituali. Io ringrazio Dio per la vita del pastore Samuele e di Anna. Grazie. Amen, gloria a Dio. Grazie, Fanuel. Amen. Possiamo concludere con una preghiera, magari facciamo pregare pure a Fanuel, così preghiamo anche per il ministero di Antonio e di Marzia. Amen. Chiediamo che il Signore possa continuare a benedire la loro chiamata. Amen. Poi concludiamo. Amen, amen. Signore, ancora grazie, non ci stancheremo mai di dirti grazie. Grazie per come tu hai fatto del bene, grazie per come tu hai parlato la nostra vita, grazie per come hai toccato i nostri cuori, grazie per i bambini, grazie per la loro vita, per tutti i nostri figli. Signore, grazie perché tu sei Dio, tu sei meraviglioso. Noi, Signore, vogliamo ringraziarti e ancora chiederti che tu possa continuare a benedire la vita di Antonio, di Marzia, del loro ministero, un ministero prezioso che sicuramente tu stai benedicendo e guidando. E noi come Chiesa, in conformità alla tua parola, alla tua autorità, vogliamo anche esprimere parole di benedizione verso questo ministero. Signore, continua a provvedere ai loro bisogni, ai progetti del loro cuore, che tu possa continuare a operare grandemente e potentemente al di là,
a volte anche di quello che noi possiamo vedere. Signore, grazie, grazie perché hai toccato i cuori e ancora ti preghiamo, continua la tua opera nella nostra vita. Ciò che tu hai iniziato, Signore, portalo a compimento in ognuno di noi, perché ognuno di noi ha bisogno della tua guida, della tua direzione. Come abbiamo sentito, ognuno di noi ha bisogno che tu possa mettere mano e lavorare nella nostra vita. Noi vogliamo benedirti e ringraziarti per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. 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 Ancora grazie Antonio e Marzia per la disponibilità, per il tempo che ci avete dedicato ancora nel corso di questo fine settimana. Ed ora la grazia.